Contava poco questa partita, la Juve sta bel suo, già l'aveva fatto, però se la conosciamo bene un po' infastidito per la sconfitta. No, ma da sempre fastidio perdere, è inutile prendersi in giro, però nemmeno puoi negare l'evidenza che è un mese che siamo a fare solo partitine, non facciamo più lavori, grandi lavori non abbiamo più fatti. Poche volte si vede un pubblico inneggiare il nome del proprio allenatore, questa è una soddisfazione per il proprio lavoro? Mi ha fatto piacere, vuol dire che qualcosa gli abbiamo dato, che però dal prossimo anno si riparte da zero e quello che conterà saranno solo i risultati, come sempre. Senta mister, ora bisogna godersi la festa e presto per parlare di mercato, ma una cosa possiamo dire che è certa, cioè qui verranno soltanto giovani che hanno fame e voglia di arrivare, non anziani che hanno voglia di svernare? No, anziani noi non abbiamo prospettive di prendere anziani, abbiamo bisogno di prendere giocatori di un certo spessore per poter migliorare l'organico. Ha affrontato le quattro squadre e parteciperanno ai playoff, secondo lei qual è la favorita? No, me ne frega niente, mica chi gioca meglio, chi sta meglio, tanto i playoff è sottenni all'otto, chi sta meglio fisicamente o chi interpreta meglio certe cose poi le vince. Un aggettivo per il campionato di questa Juve Stabia? Un buon campionato che poteva essere ottimo. Zarai no, probabilmente l'ultima partita tu al Menti, però hai avuto il piacere, ecco, di sentire il tuo nome gridato da tutti i tifosi. Beh, meglio di così non potevo chiudere la mia avventura personale con la Juve Stabia, l'ho fatta davanti ai miei tifosi e l'ho chiusa con un gol, peccato per la sconfitta, però per quanto riguarda a livello personale sono stato felicissimo, è ovvio, non è inutile negarlo. Peccato che abbiamo perso, però abbiamo fatto una stagione penso indimenticabile. Il presidente Maniello, quando venerdì c'è stata la conferenza in comune, vi ha ringraziato tutti e 29 e ha voluto sottolineare l'apporto che hai dato tu e Molinari l'anno scorso nei momenti critici in cui servivano i gol. Ricordiamo il rigore contro il Benevento da parte tua e il gol di Molinari nei playoff sempre. Beh, ringrazio il presidente, mi fa piacere che spero di aver lasciato un bellissimo ricordo a Castellammare, come io porterò via con me 2 anni e mezzo di soddisfazione, perché sono arrivato dall'anno della C2, ho fatto due vittorie di campionato, una Coppa Italia e una salvezza, penso che rimarrà nella storia, una salvezza in Serie B il primo anno dopo 60 anni con la classifica e con tante vittorie bellissime, abbiamo chiuso la stagione, non volevamo chiuderla così, però penso che alla fine siamo tutti contenti che abbiamo centrato un obiettivo che tutti all'inizio stagione ci eravamo prefissati. Quanta merizia c'è sotto il profilo individuale per aver trovato così poco spazio durante questa stagione? Ma l'ho detto già in altre circostanze, ce n'è tantissima, però io mi sono comportato da professionista fino alla fine, ho accettato qualsiasi decisione pur soffrendo, perché l'ho detto anche ad altri colleghi che non è facile l'anno scorso essere protagonista e quest'anno sono andato anche addirittura in tribuna tantissime volte, però questo è il calcio, uno bisogna essere uomo, professionista serio e bisogna accettare qualsiasi scelta, io l'ho fatto fin dal primo giorno che sono arrivato qui e penso che poi alla fine nel bene e nel male comportarsi così ripaga nella vita. L'anno prossimo secondo te cosa servirà alla Juve Stabia per centrare il bis ottenendo un'altra storica salvezza? Ma vabbè, ma c'è il mister che riesce a tirar fuori il meglio da qualsiasi giocatore. La cosa importante è trovare uno che faccia, non dico i 21 gol di Sau, ma almeno una quindicina, perché sostituire Sau non sarà un'impresa, però sarà difficile. Quindi ci sono gente competente come il mister, come il presidente e come i direttori sportivi che saranno bravi perché l'hanno dimostrato in questi 2 anni e mezzo di permanenza che io sono qui a Castellammare, di saper scegliere in maniera oculata i giocatori, più che altro prima uomini e poi giocatori, quindi questa è la cosa fondamentale. Zareno, qual è il ricordo più bello che ti porterai dietro di questa avventura con la Juve Stabia? Ma la vittoria del campionato, penso più quella della C1 alla B che quella della C2 alla C1, perché sì, fu bella anche quella della C2, però è inutile negarlo, era quasi un dovere ritornare dove la Juve Stabia è sempre stata, invece l'anno scorso penso che nessuno se la immaginava che potesse finire come è finita, poi arrivando quindi e facendo quello che abbiamo fatto, quindi penso che le partite dei playoff e la finale a Roma con l'Atletico penso che sarà un ricordo indelebile che mi porterò dietro. Un compagno con il quale non si spezzerà il rapporto nonostante il tuo futuro, diciamo, addio alla Juve Stabia? Beh, ce n'è più di uno perché ho vissuto quasi tutto l'anno in albergo con Morris, Ciro e Stefano, quindi con questi qui anche durante l'anno quando si andava a casa ci si sentiva, quindi
Con loro è ovvio che ho un rapporto più stretto, anche se poi con tutto il resto del gruppo mi vogliono bene, mi vogliono bene, quindi avrò un bel ricordo di tutta la squadra e penso che anche loro abbiano un ricordo. Gli mancheranno i tuoi scherzi? Penso di sì, gli mancheranno i miei scherzi, mancherà il fatto di fare il torello che non ci so più io, che faccio nervosire tutti, comunque però sono cose che fanno parte del calcio. E il futuro di Tarantino dove sarà? Il futuro di Tarantino per ora ci sono tante sirene, però fin quando non c'è nero su bianco non c'è nulla di concreto, quindi ho avuto qualche telefonata di qualche C1, di qualche squadra di C1 importante, ma spero di trovarla e sarà di sicuro una squadra che punterà a vincere il campionato. Marco, siamo ai saluti finali, probabilmente ci tenevi a chiudere con un gol, hai sentito lo stesso il boato del Menti per la premiazione per la Serie B Win Award? Sì, avrei voluto chiudere al meglio quest'anno, peccato solo che non è arrivato il gol, però ho sentito l'affetto dei tifosi veramente profondo, quindi lo ricorderò per sempre. Fa piacere vedere un po' i ragazzini fuori lo stadio sfilare tutti quanti con indosso la tua maglietta, è una maglietta che va in ruba. Questo lo chiederà Flyline, però però sono contento, dai, è andata bene quest'anno, volevamo chiudere al meglio con una vittoria per i nostri tifosi appunto, però non è andata così, ma va bene lo stesso. Arrivasti un po' in sordina quel 31 agosto, ti saresti mai aspettato una stagione del genere, sia a livello individuale che di gruppo? No, sinceramente no, anche perché arrivai un po' sottotono, perché per via di una mancata, di un ritiro mancato, quindi ero un po' suscettibile, sì. Però fortunatamente abbiamo capovolto la situazione, è andata bene, non si aspettava nessuno, quindi è andata ancora meglio, è stato ancora più bello. L'anno prossimo Napoli-Cagliari, Insigne contro Sau? Solo il tempo, lo dirà ancora, è presto parlarne, però sarebbe bello. Marco, ti mancherà il boato del Menti dopo i due gol? Beh, è normale, però lo ricorderò. Per l'anno prossimo si parla tanto di Cagliari, però si parla anche di Roma, Milan e fra l'altro a Roma si parla anche di un certo Zeman, ti piacerebbe rivederlo magari andando a giocare a Roma? Ma si parla di tante cose, però ancora è tutto in stallo, quindi il calciomercato inizia a luglio, quindi ancora non si sa niente. Certo, sarebbe bello anche ritrovare il maestro Zeman, però anche se sono contento anche di qualsiasi altra piazza. Ultima domanda, possiamo dire che comunque dovunque sarà il tuo futuro la Juve Stabia avrà un tifoso speciale? Sì, è normale, lo ricorderò questa squadra, questa società, questa città, perché mi ha dato tanto.